Io sono Marinella e lui è Enrico. Sono Marina, mamma di Chiara. La cooperativa è stata un punto fondamentale, perciò ho dato praticamente tutta la mia giornata ai ragazzi, alla cooperativa, per migliorare e per una prospettiva di futuro. A me permette di portare avanti anche in questo momento anche il problema di familiari che non stanno bene, quindi poter accudire anche mio papà e portare avanti il mio lavoro, che per me è molto importante. Non ho mai pensato alla mia di situazione, ma come si dice, se apri la finestra e guardi fuori, entra l'aria e respiri molto meglio. Questa è stata la mia filosofia di vita per tanti anni. Ho sempre detto i miei ragazzi. Loro sono i miei ragazzi, sono belli, sono quella cosa che ti fa cambiare il tuo modo di vivere, ti rende la vita migliore, lo dico sempre. Se io sono quella che sono, è per merito della cooperativa, del lavoro che abbiamo fatto insieme. Per Chiara vedo la quotidianità che è serena. La continuità, perché lei viene qui tutti i giorni, tra l'altro adesso la cooperativa rimane aperta tutto l'anno e quindi anche la famiglia si può gestire anche le vacanze, per dire, non sei più obbligato a tenere un determinato periodo. Gli operatori mi hanno sempre rinfacciato che lui si sente il padrone di casa, ci viene volentieri, quando non vuol venire me lo dimostra chiaramente. Questa mattina sapeva che sareste venuti voi, alle 8 era già in piedi, perché è un esibizionista. A lui piace molto essere ripreso. Marina e Marinella, ripartiamo dalla forza e dalle idee chiare di queste due mamme per parlare di chi ogni giorno vive a contatto con la disabilità grave, di chi si dà da fare per dare un presente, una quotidianità, ancora prima che un futuro a ragazzi quali Chiara ed Enrico. Siamo in via Carmignani, nel cuore del quartiere Montanara, per parlare di cooperazione. Siamo qui perché ci accoglie la cooperativa Insieme, attiva da quasi 40 anni in città. Dare risposta alle famiglie dei ragazzi con disabilità grave o non autosufficienti, assecondare le loro preferenze, i loro desideri, integrarsi nel tessuto civico del quartiere, creare inclusione, sono questi, ci spiegano, gli obiettivi della cooperativa. Il principio ispiratore della nostra azione è quello di dare risposte a 360 gradi per le persone con le quali noi siamo. E poter fare questo vuol dire in primis ragionare sulla complessità delle persone. Per ragionare sulla complessità delle persone noi lavoriamo utilizzando un riferimento culturale che è quello di qualità di vita. Per garantire qualità di vita alle persone noi dobbiamo pensare sia al loro benessere fisico che al loro benessere emotivo, che a permettergli di potersi integrare all'interno delle comunità. Matteo è il presidente di Cooperativa Insieme. La storia lunga di questa realtà, ci dice, è una ricchezza. Nacque nel 1980 proprio dal desiderio di un gruppo di familiari di dare risposte serie ed efficaci per i loro figli. L'idea della cooperativa e l'idea del termine insieme si collega al fatto che ci si vede come gruppo di persone all'interno di una comunità e per sviluppare dei sostegni ai ragazzi con disabilità, ai loro familiari, all'interno di un contesto sociale ricco. Qui siamo nel centro diurno gestito dalla cooperativa Insieme, negli spazi di via Casabur invece il centro residenziale. Il primo servizio gestito da cooperativa Insieme nasce nel 1980 come centro diurno in via Raimondi e adesso via Carmignani. Gli sviluppi e quindi la volontà di dare risposte complesse ai bisogni delle persone con gli anni hanno fatto sì che la cooperativa provasse a dare risposte anche residenziali. Piccolo, sì. Aspetta.
parlare di disabilità significa affrontare tanti aspetti e situazioni meno gravi o più gravi. In questo caso parliamo di una quotidianità dura ma allo stesso tempo gratificante. Prendersi cura di questi ragazzi di età diverse significa ricevere il loro affetto, apprezzare i loro sorrisi, i loro comportamenti, ma anche avere molte conoscenze per dare risposte efficaci e consapevoli ai bisogni delle persone. Questo vuol dire prendere in carico non solo un aspetto, ma la globalità della persona con diversi ambiti che vanno dalla salute fisica a lì dove è necessario, aspetti legati all'inclusione, ad altri aspetti che sono legati invece all'apprendimento, a qualcosa che la persona può imparare. La cosa essenziale come servizio, ma come cooperativa, è quello di riuscire ad offrire delle opportunità che abbiano valore per la persona. Andrea è il referente pedagogico qui in via Carmignani. Per ogni ragazzo c'è un progetto specifico. Le persone cambiano. Le persone cambiano nel corso di vita come cambiamo noi, e in questo senso è utile avere la possibilità, sia attraverso degli strumenti che la letteratura ha messo a disposizione, sia attraverso anche, come dire, l'atteggiamento dell'osservatore che consiste, insomma, nel non dare mai niente per scontato e per rimettere anche in discussione qualcosa per orientare il progetto in modo che sia più performante possibile. Lei invece è Elisa, la coordinatrice, anche perché le attività qui sono tante, ci sono ad esempio i laboratori, questo è quello di cucina, i ragazzi impastano e stanno in compagnia con gli operatori. Abbiamo organizzato delle attività, sono dei laboratori, alcuni specifici soprattutto legati all'attività motoria, e altri magari sono un po' più ludici, come, non so, piccole laboratori dove creiamo dei piccoli oggetti che alcuni vengono anche commissionati. Negli ultimi tempi la cooperativa ha investito molto anche nelle attività psicomotorie come la piscina, una specie di sintesi, ci spiegano, garantire il diritto delle persone con disabilità ad una qualità della vita la più alta possibile, ma anche seguire i loro desideri. Lo sforzo è quello di trovare risposte ai desideri individuali e favorire delle attività di gruppo, sia all'interno dei contesti in cui ci troviamo ad agire che in raccordo con le comunità nelle quali siamo inseriti. La cooperativa Insieme nasce come cooperativa di familiari innanzitutto, quindi il contributo della cooperativa Insieme è sempre stato determinante sia per le routine del centro, sia per la parte che riguarda la progettazione. I familiari fondamentali, dunque gli operatori, i volontari e i familiari, che riescono quest'ultimi anche a gestire in maniera più serena e lucida la loro quotidianità tra lavoro, famiglia e tempo libero. Pensare alle risposte complesse per le persone è pensare a dare risposte lungo tutto il corso della vita, e quindi anche incominciare a ragionare su altre esperienze di dopo di noi è diventato in questo momento centrale per la cooperativa Insieme, nel senso che sentiamo il dovere e il piacere di proseguire su creare altre opportunità per l'abitare, per le persone con le quali siamo collegati, per i soci fruitori, per i nostri ragazzi con disabilità. Non è che può essere già chiuso, eh? Oh, con questo? La cooperazione come sostegno integrante del sistema welfare, come presenza imprescindibile per tante famiglie, tante persone. Capiamo questo qui in via Carmignani, lo sa bene anche l'ANMIC. A Parma, 4.000 iscritti e servizi che vanno dalla sanità al lavoro, dalla scuola alla mobilità, dal CAF allo sport, alla cultura. È un mondo molto variegato e molto ampio, è un mondo che si è fortemente attestato all'interno dei nostri contesti sociali. Questa probabilmente è anche la causa per cui in alcune parti del mondo della cooperazione si possono essere annidate alcune problematiche, alcune fragilità. L'ANMIC non a caso segue da vicino e sostiene l'attività così preziosa della cooperativa Insieme, due realtà in prima linea anche per cancellare quei facili, grossolani, generici giudizi che troppo spesso vengono etichettati alla cooperazione. Se noi prendiamo il termine Insieme e prendiamo il termine cooperazione, sono quasi una ripetizione, ma noi crediamo che questa sia una ripetizione virtuosa. Cooperare non si coopera se non si è insieme. Se si sta insieme, si coopera.
un modo per eliminare i giudizi affrettati, anche vivere la cooperativa e per la stessa aprirsi alla città a partire dal quartiere. In questi ultimi anni stiamo cercando come cooperativa di essere un po' più presenti nel tessuto soprattutto del quartiere. È fondamentale. E per un discorso proprio di conoscenza di quelle che sono gli aspetti, no? Dell'avere o dell'essere una persona con disabilità. La possibilità che una persona, quando entra nel bar, venga chiamata in un bar, venga chiamata per nome, esattamente come capita a noi se abbiamo un bar, diciamo, sotto casa, e può essere ritenuto come un indice di integrazione, dove la persona non viene identificata attraverso il bisogno che esprime perché magari una sua sedia a rotelle o per altro, ma perché è un cliente, è una persona con un nome, dei gusti, dei sorrisi, è una persona da conoscere. Un'attività che ci raccontano ad esempio il progetto Serre di Comunità, con altre realtà del quartiere, obiettivo apertura, inclusione, integrazione. Un traguardo molto, molto grande, perché comunque, pur essendo, come dire, una cooperativa storica nel nostro quartiere, veramente passa pochissimo dal rimanere tutto sommato, come dire, invisibili, no? Non so se sia giusto parlare di paura. In realtà, diciamo, tutte le possibilità di interagire con le persone con disabilità si possono collocare lungo un continuum che è davvero lunghissimo e può essere, diciamo, più o meno oneroso e può comportare maggiori o minori investimenti per la persona, insomma, che non è a contatto con le nostre realtà. La cooperazione è anche questa, lo scopriamo nel nostro breve viaggio, assistenza quotidiana, fatica, gioia, competenze, idee, progetti. Qui siamo in via Casaburi, quartiere Montebello, nella struttura di Ad Personam c'è anche la cooperativa Insieme col suo centro residenziale. Io lavoro qua da 12 anni, quindi per me è una seconda casa e anche per loro è casa loro. E assolutamente questo è un concetto che tengo ad esprimere, nel senso che la familiarità fa parte del nostro gruppo, cioè si respira proprio l'aria di familiarità e anche di continuità di abitudine familiare. Benedetta qui ormai si sente come a casa ed è proprio questo uno degli obiettivi perseguiti. Qui c'è sia il lato assistenziale, che è proprio quello prettamente fisico della quotidianità del giorno, quindi il lavarsi fare la vasca idromassaggio, come anche il preparare da mangiare o cose del genere, come anche le attività educative, perché si svolgono qua all'interno del nostro residenziale anche i piatti, giusto, preparare i piatti. È tutto molto casa, insomma, ambiente casalingo, è vero? Una cosa importante secondo me è che noi siamo in continua un po' evoluzione, io parlo dal punto di vista proprio dell'operatore e della sua professione, quindi sia io operatrice ma anche dal punto di vista degli educatori c'è una costante formazione e questo penso sia proprio il voler dire, voler pensare anche al futuro. Bisogna però spiegare tutto questo, bisogna anche lavorare, ci dicono, sulla comunicazione verso l'esterno. Non è facile capire quanto sia fondamentale la presenza di queste persone e Benedetta ce lo conferma. Mi rendo conto che chi è all'esterno fa un po' fatica a capire il contesto e anche come viene svolta la giornata proprio anche del residenziale, ma anche proprio le dinamiche che si instaurano all'interno tra operatori, ma anche tra operatori e ragazzi soprattutto. Quindi sì, non è del tutto facile, ci vuole secondo me molto, molta profusione, cioè è utile, molta comunicazione. Non diamo responsabilità a nessuno, non sono colpe, sono semplicemente dati di fatto. La nostra è una società che secondo noi sta rimuovendo nel suo dialogo, nel suo parlarsi, nella sua elaborazione culturale il tema della disabilità. E mi permetto di dire di tutta la non autosufficienza. Io spero che sia, come dire, un po' più aperta, ma non nel senso che noi siamo chiusi, ma un po' più varia,
nel senso che non sia solo più un centro diurno e un centro residenziale, ma che possa essere anche un motore, come dire, di cultura. Anche perché qui si guarda al presente, ma anche al futuro, al dopo di noi, tema peraltro sul quale l'associazione Almice è da sempre molto attiva e interessata. Le ultime novità normative non bastano, ce lo confermano i genitori. Penso che c'è tanto da lavorare. Io sto già, diciamo, buttando, fra virgolette, le basi proprio per poter preparare il futuro a Chiara, e lo stiamo facendo anche a livello di cooperativa. Il nostro obiettivo è proprio costituire anche fra genitori determinate soluzioni che stiamo valutando con professionisti su come poter avere delle garanzie per loro. La parola dopo di me è l'incubo di tutte le mie sere quando vado a letto, perché ancora non siamo pronti. Ci stanno lavorando parecchio, non dico che ci sto lavorando io, perché oramai dopo tanti anni sono un pochettino più rilassata. Ho lasciato il passo a chi queste cose le sa far meglio. Però garantisco che chiunque di noi penso che abbia lo stesso pensiero. Se succede qualcosa a me domani mattina, se non ci fosse la cooperativa, in casa mia non sanno nemmeno che medicine prende Enrico. Cooperativa insieme, non a caso, e insieme anche la parola forte per i diritti di Almice e dei propri iscritti. Servizi e un sostegno costante da una parte, ma anche donazioni, contributi via 5 per 1000, tessere sottoscritte dall'altra, per un futuro ovviamente più solido. Per Chiara tanta serenità, con le persone che l'amano, principalmente noi, e poi chi ci sarà nel suo futuro, che è un bel mistero, fra virgolette, e all'interno direi della nostra cooperativa, in una struttura residenziale dove lei possa avere tutto quello che le serve per la vita, insomma. Spero che ci sia un futuro dove lui possa tranquillamente vivere serenamente con i suoi hobby, con le persone che gli vogliono bene, che non sia solo a livello istituzionale, ma anche a livello affettivo. E siamo alla nostra rubrica, chiudiamo in bellezza, come sempre dedicata alle good news, alle buone notizie. Di cosa parliamo in questa occasione? Parliamo della pagina Facebook Sorprendenti Amici, ideata e curata da Andrea Rubertelli, che è responsabile comunicazione web e social media della cooperativa Insieme, una pagina che è integrata al momento e che collabora proprio con la cooperativa, ma che ha anche una vita propria. Di cosa parla? Beh, l'intento è smuovere un po' l'ambiente della disabilità in Italia, in cui ancora aleggia forse troppo bigottismo, troppa omertà. Sostanzialmente ci sono brevi interviste, leggere, trasparenti, amichevoli, spontanee, senza pietismo, senza carità, in cui sono le stesse persone con disabilità a raccontarsi, oppure sono i loro stessi familiari. Il filo conduttore è un'idea nuova di raccontare le cose, di comunicarle, un'informazione nuova, innovativa, come detto, senza pietismo e compassione, anche per aprire questo ambiente, il macro ambiente della disabilità, il maggior numero di persone possibili, di creare davvero inclusione, ma anche di creare una rete tra vari gruppi familiari, tra associazioni, e di creare un insieme che possa davvero far raccontare, far emergere in maniera diversa il mondo della disabilità attraverso le storie di cui è composto. Quindi visitate questa pagina che si chiama Sorprendenti Amici. Noi siamo arrivati al termine della nostra rubrica, chiudiamo in bellezza, alla prossima settimana.